Siamo qui per un'intervista con il ciclista Claudio Chiappucci. Allora, Claudio, partiamo dai tuoi esordi. 1982 hai vinto, eri proprio all'inizio, quindi parlavamo prima insieme del fatto che si comincia dalla semina e poi il grano cresce. Agli esordi con il trofeo Pigoni e Miele. In quella settimana ti abbiamo visto balzare poi agli onori della cronaca e non solo, perché poi nel 1990, se non ricordo male, c'è stato il Tour de France e ti sei classificato secondo dopo un bel po' di anni. Per un italiano. Nel 82 avevo 19 anni, quindi ero agli esordi diciamo, della carriera professionale, lì ero dilettante. Quell'anno lì ho vinto anche il campionato italiano e il campionato lombardo, io come categoria. Sono stato premiato anche come miglior dilettante d'Italia. Quello che mi hai appena parlato è una gara internazionale importante, però vinsi 13 corsi quell'anno. Immagini, per me è stato importante perché era l'ultimo anno e qui avevo. E mi si prospettava davanti la possibilità di passare professionista. Ecco, lì ho avuto, ecco, le mie opportunità, le ho sfruttate bene e sono passato professionista. Ti parlo 82, eravamo primo anno dilettanti, era allora obbligatorio fare 3 anni. Nell'85 ho fatto il mio esordio da professionisti. Quindi poi dicevamo nel 1990 il Tour de France, quella è una bella soddisfazione, il secondo posto davanti a tantissimi ciclisti professionisti provenienti da tutto il mondo. Sì, è uno dei momenti che si ricorda di più della mia carriera. Io ho fatto 15 anni professionista, è stato un po' l'esordio che mi ha lanciato un po' nell'orbito della carriera professionale, diciamo, dei corridori che si sono saputi esprimere da campioni, comunque da personaggi di un certo spessore. Ci vuole un po' di tutto per arrivare così in alto, perché ci vuole anche la fortuna. Quella non l'alleni, quella ce l'hai, la puoi trovare strada facendo, però c'è l'allenamento, c'è i sacrifici, c'è delle scelte di vita che devi fare. E in quel momento lì ho avuto tutto a disposizione per far sì che io potessi esprimere il meglio di quello che erano le mie potenzialità. Sapevo e credevo in me stesso in quel periodo, quindi lì è stato il momento più facile per arrivare, ma più difficile per metterlo in pratica, perché comunque ero un giovane promettente che si metteva di fronte a dei personaggi già affermati del momento, del mestiere di quegli anni. Parlo di Moser, di Bernardino, di Saronni, e quindi ho dovuto metterci veramente tutto il mio impegno e tutta la mia caparbietà. Insomma, lì è nato un po' il mio personaggio. Quindi, quanti sacrifici deve fare oggi un ciclista per diventare professionista e per ottenere dei risultati? Beh, uno deve crederci, deve sapere dall'inizio che è uno sport che ti può dare tante soddisfazioni, ma devi anche sapere fare tante rinunce, perché comunque l'allenamento e la giornata di un atleta è impegnativa, soprattutto del ciclismo. Se vuoi avere qualcosa domani, devi per forza sacrificare qualcosa prima. Io gli anni lì ho dato anima e corpo di quello che potevo fare come atleta. Il mio punto di arrivo era quello di diventare un giorno un corridore di un certo spessore. Non ho trascurato nulla, anzi ho sofferto tanto, ho rischiato a volte anche di non arrivare, però ho trovato i momenti poi a me congeniali per potermi esprimere. Se uno vuole arrivare deve comunque non essere solo preparato fisicamente, anche mentalmente, bisogna dare tanto in tutto e per tutto. Nel corso della tua carriera hai anche incontrato e hai corso con Marco Pantani. In questi giorni si è riaperto il caso dopo la sua morte e ti volevo chiedere un pensiero, un suo ricordo. Beh, io mi ricordo quando ero già comunque un professionista affermato, lui è passato professionista con me alla carriera, è un corridore che aveva dimostrato subito delle capacità e volontà, anche se era comunque un corridore abbastanza chiuso, non era molto espansivo, soprattutto all'inizio dove si vedeva che in salita aveva qualcosa in più degli altri, ma faticava a trovare il passo giusto, poi determinazione, un po' gli anni che ha passato con me, anni che siamo stati insieme. Si è dedicato molto, ha avuto le grandi corse a tappe dalla sua parte dove è riuscito a fare le cose più importanti. Non era un corridore della corsa di un giorno, però nelle corse a tappe riusciva a dare il meglio di se stesso e a creare quella differenza e quelle diciamo,
mostrare potenzialità che attualmente pochi riescono a fare. Ancora oggi si ricorda lui per questo motivo, quindi credo che l'epoca più importante di Cicimo si sia fermata a lui. Ora cambiamo decisamente argomento. Dopo il ritiro dalle gare, siamo nel 2006, c'è un balzo dall'altra parte del mondo, all'Isola dei Famosi. Sei arrivato anche lì in finale, ma com'è quell'esperienza? Beh, un'esperienza che mi è capitata per caso, mi hanno contattato che volevano uno sportivo, come sempre fanno in questi programmi. Solitamente lo sportivo è svantaggiato perché comunque vai nell'ambiente che non è tuo, è quello della televisione. Quindi da una parte ho trovato una difficoltà a inserirmi con personaggi della televisione, comunque non con la mentalità sportiva. Dall'altra parte è stato più facile per me mettere in pratica, perché alla fine un mondo di sofferenze e di fatiche in un settore dove ancora non conoscevo come poteva andare a finire, ma sono arrivato alla finale perché comunque lo sportivo è sempre qualcosa in più della persona normale. E è stata una bella esperienza perché comunque mi ha fatto mettere ancora di fronte a ricercare i miei limiti. Ho visto che potevo andare ancora tanto, ho saputo dare ancora tanto, ho saputo fare la differenza su una persona che comunque non è abituata a fare dei sacrifici. E quindi al di là che non abbia potuto vincere, ho vinto tutte le prove comunque sportive, però è quello che ho lasciato impresso alla gente, quello che ha visto. Il risultato può contare o non contare, perché alla fine è la gente che ha valutato quello che è stato fatto. Quindi lo sport che serve in qualsiasi ambito, nella propria vita, anche in questo caso, in un caso di una trasmissione televisiva molto particolare. Se tu dovessi dare un consiglio ai ragazzi che si avvicinano allo sport, soprattutto quelli che si avvicinano al ciclismo. Beh, il consiglio principale è quello di avere l'amore un po' per questo sport, la passione per questo sport. Se no non si riesce a raggiungere degli obiettivi, non si riesce a fare dei sacrifici, si arriva sempre al di sotto dei propri limiti, quindi non riesce a fare la differenza sugli altri. Oggi è importante, basta poco per fare la differenza sugli altri. Se non c'è questa passione, questa voglia, diventa veramente un problema. Quindi ci vuole tempo, bisogna sapere aspettare il proprio turno, mai mollare. Come si dice, a volte barcollare ma non mollare, questo è un detto che secondo me funziona bene, quindi tenere a lungo e più duro possibile, anche se ci sono delle difficoltà, perché sennò sarebbe troppo tutto facile. Dalle difficoltà poi si riesce a uscire e crearsi anche un'immagine, un personaggio, uno che vuole essere un qualcuno nella vita, un domani. Quindi andare avanti senza arrendersi, grazie a Claudio Chiappucci. E Certo, mai arrendersi, sempre crederci. allora un ultimo commento prima di concludere. Sei a Melito Portosalvo, provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell'area grecanica. Vorrei chiederti come trovi questa zona, soprattutto come trovi il mare. Ma guarda, io conosco da tanto tempo questa zona, però solo di passaggio, perché qua ci sono passato col Giro d'Italia, ci sono passato col Giro di Reggio Calabria, col Giro della Calabria, mai mi sono soffermato più di tanto. E adesso ci sono arrivato, un po' grazie anche all'amicizia che mi lega a Bruno Ida, che è di questa zona, che presto mi sa che lo perderete perché verrà al nord. A lui piace venire là, come me è piaciuto venire qua. Sinceramente qua ci sta bene, perché è un ambiente ancora familiare, un ambiente dove ci si può divertire, ci si può star bene, si può vivere ancora alla vecchia maniera senza veramente troppo essere concentrati poi sul mestiere. Insomma, noi che veniamo da una vita di viaggi e di stress continui in mezzo alla gente, ogni tanto è bello anche questi momenti, sono belli questi momenti. E devo dire che nonostante che ci passo tanti anni e vengo tanti anni in questa zona, ritrovo sempre lo stesso ambiente, sempre accogliente e familiare, e questo è qualcosa che mi fa piacere. Io vengo dal nord dove fa sempre freddo, piove, è brutto, è bellissimo venire qua a trovare sempre sole, è bello, insomma è anche una carica emotiva.